Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro telegiornale Flash che apriamo con le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha parlato oggi nell'aula della Camera per le comunicazioni sulla situazione politica a seguito della crisi che è stata determinata dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva. Fin dall'inizio di queste operazioni politiche, ha detto il Premier, mi sono adoperato affinché ci fosse la prospettiva di un disegno ampio e coraggioso per configurare una nuova stagione riformatrice basata su sostenibilità, coesione sociale e territoriale e sviluppo della persona. In questi mesi drammatici della pandemia Covid, questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità anche nei momenti più difficili. Agli inizi dell'anno ci siamo dovuti misurare con questa pandemia che ha sconvolto la nostra società, causando più di qualche problema. Sulle scelte migliori, ha detto Conte, ciascuno esprimerà le proprie valutazioni. Da parte mia, comunque, il governo ha operato con grande scrupolo ed attenzione. Se posso parlare a nome del governo a testa alta, non è per arroganza, ma è per consapevolezza di chi ha operato con il massimo delle proprie convinzioni. Il 13 gennaio, ha detto il Premier, si è aperta una crisi che deve trovare comunque il proprio chiarimento perché ha causato sgomento nel paese e rischia di fare danni notevoli. Il Premier comunque durante tutto il suo incontro con gli altri deputati non ha mai citato apertamente il nome di Matteo Renzi, ma la situazione rischia di essere particolarmente delicata. Infatti il deputato di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha confermato che nessun deputato del partito voterà la fiducia al Presidente del Consiglio, il tutto però aggiungendo che Forza Italia potrebbe votare provvedimenti necessari e ritenuti giusti, come ad esempio quelli relativi allo scostamento di bilancio. Cambiamo argomento, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della questione vaccini a Stasera Italia Weekend. Ha detto il capo di gabinetto, la campagna è partita con il piede giusto, abbiamo superato il milione di dosi e questi numeri sono destinati a crescere così come avverrà in tutta Europa, ma la situazione è buona. Chiediamo infatti sul punto a Pfizer di rispettare i patti con serietà e rigore. Ci è stato detto che dalla prossima settimana il tutto tornerà alla normalità, ma noi siamo rigorosi e chiediamo che venga rispettato il tutto nel dettaglio, perché la macchina ha bisogno di assoluta puntualità. Proprio sulla questione Pfizer ha parlato anche l'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, comunicando che appunto l'azienda ha ridotto di circa 165.000 dosi il nuovo invio dei vaccini. Questa decisione, che è stata assunta a detta di Arcuri in modo totalmente unilaterale, andrà a creare più di qualche asimmetria tra le regioni. Infatti sono soltanto Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta le uniche regioni che non subiranno dei tagli da quella che è appunto la distribuzione dei vaccini Pfizer e BioNTech. Ottime notizie per la Campania perché Procida è la capitale italiana della cultura per l'anno 2022. È stata proclamata in data odierna da una giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni a seguito dell'esame dei 10 progetti presentati dalle città che si erano candidate. La designazione si è svolta alla presenza del ministro per i beni e le attività culturali e il turismo Dario Franceschini per la grande soddisfazione del sindaco locale. Si erano proposte Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo in provincia di Treviso, Taranto, Trapani, Verbania, Lago Maggiore e Volterra. Oltre 50.000 false certificazioni mediche emesse in un solo anno per far ottenere la patente a chi non ne aveva i requisiti, come persone anziane, ultra novantenni e anche chi era allettato perché affetto da gravi patologie. Questo è quanto emerso da un'indagine della Procura di Napoli Nord, che ha portato all'esecuzione da parte della Polizia Stradale di Napoli, distaccamento di Nola, a 24 misure cautelari, di cui 20 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a carico
di un medico, i suoi familiari, nonché titolari e collaboratori di autoscuole e agenzie di pratiche auto. I destinatari delle misure, al pari degli altri 16 indagati, dunque si tratta di 40 persone finite nell'occhio del ciclone, sono residenti tra le province di Napoli e Caserta e rispondono a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico. Il giro d'affari stimato sarebbe di oltre 1,5 milioni di euro. Era in un appartamento di Napoli il Salvatore Mundi, un dipinto di scuola leonardesca di ingente valore risalente al XV secolo e che fa parte di una collezione custodita presso il Museo Doma della Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli. È tornato oggi alla Cappella Muscettola dalla quale era stato trafugato. A trovarlo sono stati gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile durante un'indagine e li ha portati in via strada provinciale delle Brecce. Il proprietario dell'appartamento dove è stato rinvenuto il prezioso dipinto, un 36enne, è stato sottoposto a fermo con l'accusa di ricettazione. Nuovo bollettino pandemico diramato dall'ASL di Caserta nella giornata di lunedì 18 gennaio. Come potete vedere dalla grafica, ci sono 115 nuovi positivi al tampone molecolare, cui si aggiungono 244 guariti e 9 deceduti. Sono stati però pochi i tamponi processati, solo 844, per un tasso di positività che è nuovamente risalito fino al 13,6%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni con 266, seguita da Mondragone con 205 e Marcianise con 183. Chiudiamo con il calcio, grande vittoria del Napoli in casa allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina nel lunch match domenicale delle 12:30. I partenopei hanno liquidato i toscani con un perentorio e tennistico 6-0, tutto facile per gli uomini di Gattuso che hanno chiuso la prima frazione in vantaggio per 4-0 con le reti di Insigne, Demme, Lozano e Zielinski. Nella ripresa è arrivato il 5-0 di rigore del capitano Insigne e l'ultimo gol è stato siglato da Matteo Politano. Con questo successo il Napoli sale momentaneamente al terzo posto agganciando la Roma meno 6 da Inter e Milan con i rossoneri che sono impegnati questa sera nella trasferta sarda di Cagliari. Il tecnico partenopeo Gattuso ha commentato la sfida in conferenza stampa, ha detto è sembrato tutto semplice ma non è stato così, la Fiorentina è comunque rimasta in partita, ha perso poi cattiveria dopo il gol, noi comunque dobbiamo crescere ancora mentalmente. Il tecnico si è espresso anche sul pranzo fuori effettuato dalla squadra, ha detto ho visto i miei giocatori stanchi mentalmente, queste manifestazioni sono molto importanti per ritrovare la concentrazione, per me è un onore allenare il Napoli e questi ragazzi. Piccola parentesi anche per quanto riguarda il mercato, ha detto Gattuso Llorente per ora rimane, Petagna invece ha accusato un problema al polpaccio, non sappiamo invece i tempi di recupero di Osimhen. Vittoria importante anche per la Casertana con i falchetti che hanno battuto la Paganese per 3-1 ottenendo il secondo successo di fila dopo la vittoria interna contro il Catania. Le reti sono state siglate da Castaldo, Cuppone e Icardi dopo il vantaggio iniziale di Diop. Sul punto le parole del centrocampista rossoblu Icardi e del tecnico Federico Guidi a fine partita. Sentiamo. Sì, vabbè, abbiamo reagito benissimo e ci siamo meritati una vittoria che era molto importante, sapevamo quanto fosse importante e venivamo quindi da una bella partita contro il Catania e trovandoci ad affrontare la Paganese in una situazione delicata, un campo complicato, loro è una squadra che gioca un po' sporco e ci fa giocare sporco e siamo stati bravi a riportare la partita dalla nostra parte. Sì, serviva magari un po' più di peso, un po' più di quantità mista a qualità che Gigi ha e sappiamo che ha, e anche l'episodio del gol ci ha dato quella spinta in più per credere che potevamo ribaltarla, anche perché poi mancava penso più di 30 minuti dalla fine della partita, quindi senz'altro è stato fondamentale. Sì, noi in tutto il periodo passato, se ripartiamo dall'inizio, abbiamo sempre
messo in campo il cuore in ogni partita, in ogni situazione, con tanti indisponibili sia per infortunio che anche per Covid. Oggi siamo stati più bravi del solito, forse abbiamo anche fatto un passo in più per quanto riguarda la maturità, dal momento che abbiamo preso il gol fino a fine della partita, e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Un campo complicatissimo che non so quante squadre nella stessa nostra condizione potevano magari riuscire a ribaltarla, e quindi noi siamo stati molto bravi. Faccio complimenti a tutti, al staff, ai giocatori, tutti quanti. I ragazzi sono stati bravi perché hanno interpretato una partita complicata su un terreno difficile. Devo dare atto a loro che sono riusciti a interpretarla nel migliore dei modi, non disdegnando neanche la volontà di provare a giocare, cercando di interpretare quegli spazi che avevamo lavorato e che avevo richiesto durante la settimana. E poi nel secondo tempo c'è sempre stato grande spirito, grande consapevolezza che se riuscivamo a fare quello che avevamo preparato potevamo riprendere la partita, e quindi anche dal punto di vista caratteriale ho visto un grande passo in avanti, e anche nel finale c'era la volontà di non subire gol. Quindi insomma gli devo fare complimenti perché stanno acquisendo una mentalità che a tutti noi piace. Sì, assolutamente sono d'accordo, perché molte volte a loro gli avevo chiesto che durante le partite dobbiamo riuscire a interpretare le situazioni di gioco con il fioretto, quando serve il fioretto, ma anche con la sciabola. Da questo punto di vista io penso che la squadra rispetto all'inizio della stagione abbia fatto un passo gigantesco in avanti, ma non da oggi, è da molto tempo, e questo significa che dagli errori che abbiamo commesso abbiamo imparato. E quindi penso che questa squadra abbia ancora grandi margini di miglioramento, e soprattutto ora viene il bello, nel senso che dobbiamo essere bravi a non accontentarci, ma continuare, perseverare su questa strada, perché abbiamo capito che è la strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. Con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata con il Prima TG delle 21. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.